Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della miniserie Messa a Fuoco. Oggi vedremo come si comporteranno insieme il fuoco e la farina, oppure il fuoco e le erbe essiccate per fare gli infusi come il tè o la camomilla. E in più vedremo un po' cosa fanno a contatto con il fuoco le bustine da tè. Però dobbiamo fare una piccola distinzione tra le erbe essiccate o la farina in polvere ma contenuti all'interno di una ciotolina, quindi tutti insieme compattati, oppure disperse nell'ambiente. Vediamo un po' come si comportano e poi ci rivediamo dopo per le spiegazioni e per discutere insieme. Eccoci tornati. Come abbiamo visto, sia la farina che le erbe essiccate delle tisane si comportano diversamente se si trovano conservate in un contenitore, quindi compattate, o disperse in aria. Solo che mentre la farina ha un'infiammabilità maggiore perché è molto più lavorata e quindi le particelle sono molto più piccole, nel caso delle erbe essiccate, essendo delle particelle più grosse, l'infiammabilità è minore. Ma questo è un discorso che vale per tutte le polveri, non solo per la farina o per questo tipo di erbe essiccate. Infatti questo è un problema che già dai secoli scorsi si era visto nelle fabbriche, nelle cave di carbone, nelle raffinerie e nei mulini soprattutto. E infatti ci sono stati dei casi di esplosioni importanti in passato, appunto, di mulini che inizialmente non si riuscivano a spiegare, e questo era dovuto proprio alla presenza di polveri di farina, di grano insomma, che si incendiavano e creavano delle esplosioni vere e proprie con delle vittime e la distruzione del mulino. Questa è una cosa importante, ma perché avviene? E tra l'altro oggi ci sono delle norme di sicurezza che appunto regolamentano tutto lo stoccaggio della farina, i vari passaggi per la lavorazione del grano, proprio per evitare le esplosioni. Ma perché avviene questo?
Se ricordate il video della lana d'acciaio, avevo detto che quando la lana d'acciaio è più sottile aumenta la superficie di contatto con l'ossigeno. E lo stesso discorso vale per le polveri in generale. Essendo molto sottili, c'è una grossa superficie di contatto con l'ossigeno perché le particelle sono piccole e in proporzione i punti di contatto con l'esterno sono molti. E quindi è molta la superficie, è molto ampia. Compattate, e l'ossigeno comunque non riesce a penetrare in tutta la, in tutto il composto, ma nel momento in cui si trovano disperse nell'aria si ha la stessa condizione appunto della lana d'acciaio sottile, ovvero che tra le singole particelle di polvere, di farina, di carbone o di quello che è, si ha una grossa quantità di ossigeno, quindi sono facilmente infiammabili e basta un semplice innesco per appunto dar fuoco alle polveri e quindi dare il via alla reazione. E questo appunto, come dicevo, per i mulini è importante perché già il semplice fatto di lavorare il grano per produrre farina fa sì che si abbia una concentrazione di cariche elettrostatiche tale che potrebbe da sola innescare la reazione. Ma mentre per i liquidi è sufficiente che ci siano un combustibile, un comburente e un innesco finché avvenga la reazione, questa cosa si chiama triangolo del fuoco, nelle polveri servono 5 cose, 5 aspetti, infatti si parla di pentagono del fuoco e sono i 3 che ho appena detto, ma in più si aggiungono un ambiente controllato, come può essere un silos per esempio nel caso del grano, delle farine, e una miscela corretta, ecco, per meglio dire, tra ossigeno e polveri. E questo fa sì per l'appunto che si creino le condizioni tali per poter esplodere. Per quanto riguarda invece il fenomeno che si verifica con le semplici bustine da tè che si infiammano e spiccano il volo, diciamo così, come se fossero delle mongolfiere, è appunto un fenomeno che si basa, diciamo, sullo stesso principio delle mongolfiere per l'appunto, ed è dovuto al fatto che, essendo cilindriche e riscaldandosi dall'alto verso il basso, creano una colonna d'aria al loro interno che si riscalda, una colonna d'aria calda che, una volta arrivata alla base del cilindro della bustina da tè, spinge verso l'alto la bustina stessa, che è molto leggera, proprio per il fatto che le correnti d'aria calda sono più leggere dell'aria fredda e quindi tendono a salire, e salendo spingono la bustina da tè in alto, e questo poi è alla base del fenomeno che fa sì che si alzi la bustina e che dia questo effetto molto carino anche all'osservazione, che è molto interessante. Detto questo, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate se avete delle curiosità o se volete esprimere il vostro parere sul video, e seguiteci sui social, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati sull'uscita di nuovi video, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!